Ciao, sono Ezio di Italia che cambia e sono qui in collegamento Skype con quattro dei cinque docenti che saranno con noi dal 1° al 3 dicembre all'Ecovillaggio Torri Superiore in Liguria per un altro appuntamento di Progettare il cambiamento, i weekend formativi in Ecovillaggio di Italia che cambia. Chiediamo innanzitutto a Marcella cos'è l'ecopsicologia. È una visione rivoluzionaria di ciò che siamo nei confronti del mondo in cui viviamo e che scopriamo poco a poco che è il mondo che siamo, cioè che noi siamo parte integrante di questo mondo e che su questo pianeta abbiamo un ruolo molto più ampio di quello che ci viene insegnato. Martina, tu invece cosa ci dici sulla facilitazione? È un insieme di strumenti che aiuta gruppi di qualsiasi tipo, organizzazioni, a lavorare bene insieme. Gli strumenti della facilitazione sono utilizzabili anche al di fuori dal contesto lavorativo? Sicuramente sono utilizzabili in tantissimi contesti e infatti secondo me le persone che potrebbero essere interessate a partecipare a un workshop di questo tipo sono tutte le persone che per un motivo o per un altro si trovano a lavorare in un gruppo. Che può essere quindi dall'associazione sportiva, un gruppo di lavoro, un co-working, un condominio. Eva vive in Ecovillaggio e tratterà durante il weekend sia la comunicazione ecologica che l'ascolto profondo. Comunicazione ecologica offre proprio degli strumenti molto pratici che lavorano alla radice delle relazioni. Con l'ascolto profondo possiamo andare a vedere dove i nostri problemi di comunicazione affondano le radici nella sfera emotiva. A proposito di relazioni tra le persone, noi lavoreremo anche con la gestione del conflitto e lo farà Lucilla, che in questo momento però non è collegata con noi. Mentre invece per quanto riguarda le decisioni da prendere in gruppo, lo strumento che abbiamo individuato come davvero innovativo per il cambiamento è la sociocrazia. Pier, la sociocrazia cos'è? Per me ha soddisfatto due grossi bisogni. Uno è quello di come prendere una decisione insieme, come prendere una decisione in modo che tutte le persone coinvolte possano trovare un terreno comune e una decisione che vada bene per tutti, ma soprattutto anche un metodo di organizzazione. Come possiamo dividerci le cose da fare? Cosa c'è da fare? Come possiamo collaborare insieme anche se non dobbiamo decidere tutto su tutto? E secondo te si può utilizzare anche in un'assemblea di condominio? Sì, questa è una domanda. Sì, sicuramente, sicuramente. Sarebbe bellissimo usarla lì. Sarebbero sicuramente le riunioni molto più produttive, molto più divertenti, a cui la gente parteciperebbe molto più volentieri. Eva, chi dovrebbe partecipare secondo te a un workshop di comunicazione ecologica e di ascolto profondo? Tutti, perché siamo in una cultura che lavora sulla dominanza, sulla concorrenza, mentre tralascia tutto l'aspetto della cura del di sé e dell'altro. Marcella, cosa faremo esattamente durante il workshop di ecopsicologia? In questi giorni faremo un lavoro di green coaching in modo proprio da facilitare la realizzazione di progetti e di sogni, attingendo ispirazione sia dalla natura dentro, ma anche e soprattutto dalla natura fuori, visto che in programma c'è anche una passeggiata a un luogo splendido, naturale, che è a una mezz'oretta di cammino dalla sede dei nostri incontri. Bene, allora ci vediamo il venerdì 1° dicembre a Torri Superiore in Ecovillaggio. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e buona preparazione. Ciao. Grazie. Ciao, Grazie, ciao a tutti. arrivederci.